Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Questo è un video di spacchettamento blind e oggi per la prima volta aprirò i filli e sono i filli butterfly, filli mermaid glitter golden edition e i filli pearl edition. Allora, questo è un video in collaborazione con la meravigliosissima Nese Time e vorrei anche mostrarvi una cosa. Questo è il gruppo su Facebook di Nese Time che si chiama Blind Bags and Toys e Toys Italia. Qui si mettono delle foto delle blind, oppure se volete scambiare qualche oggettino trovato nelle blind, così c'è questa possibilità di poter iscrivervi a questo gruppo. Iscrivetevi in molti, vi lascio il link nell'info box e anche il link di Nese nell'info box, così potete trovare il suo video. Allora, adesso andiamo ad aprire questi meravigliosi figli e vorrei cominciare da quelli butterfly che mi intrigano molto perché, come sapete, io amo le farfalle. Ecco qui, andiamo ad aprirlo. Eccolo qui. Ah, qui c'è la checklist. Vediamo quelli che mi piacciono di più quali sono. Oh, Scarlett è bellissima. Scarlett sarebbe quella che ho tagliato, questa di qui. È meravigliosa. Insomma, andiamo a vedere che ho trovato. Ok, qui c'è la checklist. Che bella, guardate, che meraviglia. Insomma, questi unicorni sono stupendi. Uno più bello dell'altro. Oh, guardate Victoria col blu, quant'è bella. Comunque, andiamo a vedere che ho trovato e speriamo di aver trovato qualcuno di bello. Eccola qui. Aspettate, ma... è Scarlett. No, non ci credo. Scusate un attimo. Non ci credo. È Scarlett. Ho trovato Scarlett, la più rara. Non ci posso credere. No. È una cosa... wow. No. Cioè, sono felicissima. Non l'avevo mai pensato. Mamma mia, che fortuna. Cioè, guardate quanto è bella. Ha le ali flessibili, come potete vedere. La corona è stupenda. Mamma mia. Wow. Sono confusa, però sono felicissima. Insomma, alla fine sono pure... mi sono dimenticata di dire che sono pelosini. Sono pelosi e sono fatti veramente, veramente benissimo. Non hanno alcun difetto. Sono spettacolari. Guardate la corona quanto è bella e luccicosa. Cioè, sono ancora un pochettino sconvolta. Cioè, ho trovato... c'era anche questa, non l'avevo vista. Ho trovato Scarlett, la più rara. Che culo, scusate. Ma ci stava stavolta. La mettiamo qui. Adesso andiamo ad aprire l'altra. Già che ci sono, guardate, dico che mi piace di più glitterina e spero di trovarla. Se ho pure questa fortuna. Andiamo, continuiamo. Vediamo la checklist per prima. Ecco qui. Anche questi sono meravigliosi. Questa è quella che mi piace, si chiama glitterina. Ma anche Jenny non scherza, guardate quanto è bella pure Jenny, perché è blu. Mi piacciono veramente tutte. Quale trovo, sono felice, ma glitterina è quella che mi entusiasma di più. Passiamo alla checklist e andiamo a vedere chi ho trovato. E chi è? Oltre che meravigliosa. Vediamo chi è. Perciò, dov'è? Credo sia questo qui. Luca. Sì, è Luca. È un maschio. Non lo so.
Comunque è veramente bello o bella. Guardate quanto è carino. C'ha la conchiglia qui, un'altra qui, poi ha la cosa tutta glitterata, colore oro, la criniera e il viso è tutto pelosino. È veramente fatto benissimo, stupendo, meraviglioso. Mettiamolo qui. Ah, ci dovrebbe essere anche la carta. Per vedere, infatti è Luca. Guardate quanto è bello. Lo metto qui insieme alla sua carta e andiamo ad aprire l'ultima blind in cui ci sono i pearl. Guardiamo adesso la checklist e vi dirò quale mi piace. Speriamo di trovare quello. Oh, perlina è già stupenda. Però mi piace. Oh, Esmeralda. Neptune ed Esmeralda sono stupende, anche Tide. Tide, forse. Boh. Comunque, Esmeralda mi piace tantissimo. Beh, speriamo di trovare queste. Adesso andiamo a vedere chi c'è. Wow. Wow. Ha la coda blu, è Tide. Tide, non so. Ha la coda blu, guardate quanto è bella. Vediamo chi è. Sì, è Tide. Mamma mia, guardate che meraviglia. Cioè, non so se notate quanto è meravigliosa. La coda è stupenda. Pure le mesh, no, non ci posso credere. Cioè, io le avevo viste già nelle blind che avevano aperte. Anche mi sembra che ne se ne aveva aperta qualcuna. Ma io non mi aspettavo fossero così meravigliosi. Sono veramente stupendi e valgono tutti i soldi che costano, che... Se non mi sbaglio costano 2,99, non sono sicura al 100%. Il problema è che io nel mio paese non ne trovo quasi niente. Ed è questa la cosa che mi dispiace di più. Comunque, queste sono le meravigliose filli che ho trovato oggi. Guardatele ancora una volta quanto sono meravigliose. Faccio uno zoom. Cioè, questa è una delle più belle che ho... Delle più belle cavalline che ho trovato in tutta la mia vita. Comunque, spero che questo video vi sia piaciuto. Mando un bacino a Nese. Ciao tesoro e grazie di questa opportunità. Noi ci rivediamo alla prossima. Ciao!